Ciao a tutti, qui siamo Liguria Web TV, Linda Fantoni con Rosanna Lavagna, che direi un po' prof. Vabbè, un po' prof, dai. Perché alla fine prof si diventa, ma poi si rimane per sempre. Per tutta la vita, esatto. Assolutamente. Questa è una nuova rubrica e si chiama Filosoficamente. Sì, giusto? Filosoficamente. Filosoficamente, e si, lo dice la parola stessa, sarà un po' ripetitiva, ma dentro al titolo c'è proprio tutta la spiegazione, ovvero si parlerà di filosofia che incontra la realtà di tutti i giorni e la quotidianità. Perché anche nel 2018 si può ancora filosofeggiare. E direi proprio di sì. Ecco, che... quindi lo vedremo tra pochissimo con Rosanna. Si può fare. Rosanna, prof, alla fine appunto di tutti i giorni, io ti chiamo prof perché alla fine mi sento molto di più ancora vicina al mio essere studente. Beh, certo, essere grande. Vista la tua giovane età. Io non voglio diventare grande, l'ho sempre detto. E magari anche la filosofia mi può spiegare il perché. Non è proprio come la psicologia, però in questo mondo dove ovvero male noi giovani siamo sempre dietro un po' anche alla superficialità, no? Anche a volte spinta dal mondo web, poi ci dite voi se siete d'accordo con questa opinione. Quindi anche la vita veloce e a volte anche fake news, quindi ci aggrappiamo, certo, a quelle che sono invece notizie totalmente false. La filosofia ci può ancora aiutare nel 2018? Ma io penso proprio di sì, perché proprio hai detto due parole abbastanza evocative, fake news. Oggi se ne parla tanto, forse se ne parla anche troppo, ma in ogni caso è una realtà con la quale dobbiamo convivere. La rete è un'opportunità eccezionale, però chiaramente presenta dei pericoli. E di fronte a questa rete, con tutte queste opportunità splendide, dobbiamo opporre comunque un pensiero critico, la capacità di capire. E in questo la filosofia ci può aiutare. Assolutamente. Ebbene, in questa commentare, criticare, insomma, Liguria Web TV nasce forse proprio per questo, no? Vi proponiamo argomenti e cose e quindi commentando potete anche eventualmente criticarci, chi lo sa, o comunque dirci anche esempio la vostra. Vi piace la filosofia? No? Vi ha fatto schifo? La amate ancora? Vi siete laureate? Come Rosanna siete diventate dei docenti? Insomma, fateci sapere, perché questa è solo la prima di tantissime puntate. Quindi docente, una vita, una carriera da professoressa al liceo, giusto? Sì. Però poi ecco, una carriera che ho molto amato, perché giustamente tu hai detto si è docente per tutta la vita ed è verissimo. Ecco, io ho amato molto fare l'insegnante al liceo e quando poi, ahimè, è arrivato il pensionamento, ho elaborato con un collega un altro progetto, cioè fare filosofia con i bambini. Laddove il pensiero ancora pure semplice. Sì, dove c'è questo assoluto sguardo sul mondo ingenuo, ma di un'ingenuità positiva, di chi non ha pregiudizi. Ecco, i bambini sono così e quindi è facile fare filosofia con i bambini. Sa che magari c'è una mamma che dice magari facesse un po' di filosofia invece di stare lì attaccata alla televisione a qualche videogioco, mio figlio. Sì, in effetti, perché poi i bambini amano molto il gioco del paradosso, li affascina. E quindi è un mondo affascinante che io ho scoperto alla fine di una carriera, insomma. E questo mi induce... Se mi permetti anche essere qui oggi, no? A parlare ancora di filosofia con chi ha voglia di ascoltare, con chi ha voglia di provare, di mettersi in gioco. E di confrontarsi. E assolutamente. Perché di confrontarsi. Io vi svelo una cosa, visto che abbiamo chiacchierato un po' prima con Rosanna, lei è sempre stata una professoressa che amava dare delle sufficienze, non delle insufficienze, perché ho avuto tanti professori che volevano sfogare la propria frustrazione. E invece è giusto che i professori siano proprio i trofei. No, i 6, 7, 8, 10 possono essere i trofei della... Assolutamente sì, perché poi l'insufficienza è una
come dire, è un momento di crisi, non solo per il ragazzo che la prende, ma anche per l'insegnante che è costretto a darla talvolta. Torniamo alla filosofia, quindi non usciamo fuori tema, ma solo esclusivamente per dire che la prossima puntata di Filosoficamente è appunto su un animale. Parleremo di un animale. Simbolo della filosofia. Simbolo della filosofia. Grazie. Ciao. Ciao.